Abbiamo qui un grande ospite, Guido Barilla, presidente della Barilla. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oh. Come sta? Come sta? Guido Barilla. Sto bene. Allora, ascolto, grazie. Molto Guido Barilla. Dalle cose che dice la signora Boldrini. Sì, appunto, no, noi sappiamo che lei è stato molto stimolato da questa cosa qui perché sembrava proprio un attacco diretto a tutti quegli spot. Voi ne fate tanti, non solo voi, ma in particolare voi, in cui c'è la figura della madre, la figura della, della compagna, della, che serve la colazione, magari serve la pasta, non mi ricordo tutti gli spot, mi perdoni. Signor Barilla. E tutto questo genere di cose. Vabbè, insomma, perché questo ruolo? Innanzitutto, cosa ne pensa di questa uscita da Boldrini, così secco? Io penso, innanzitutto, la pubblicità è una cosa molto seria e va discussa in genere dalle persone che capiscono qualcosa di pubblicità. La pubblicità è un elemento importante per le imprese, i prodotti alimentari, ma non solo, sì, anche quelli di prima necessità. Per cui non solo. Lei sta dicendo che sostanzialmente la Boldrini non sa niente di pubblicità e non dovrebbe parlare di pubblicità? Direi di no, dalle cose che dice mi sembra di no, e anche mi sembra di capire che non capisce bene quale in realtà ruolo la donna svolge in pubblicità. Che ruolo svolge? La donna. Tanti ruoli in realtà. Devo dire, la pubblicità dà un sacco di lavoro, lo dico per motivi anche familiari. La pubblicità dà un sacco di lavoro alle donne, dunque, che vuole la Boldrini da questo punto di vista? Ma non c'è dubbio, ma poi nobilita la figura della donna sotto 100 aspetti, perché la donna è madre, nonna, amante, cura la casa, cura le persone care, oppure fa anche altri gesti o altre attività che comunque ne nobilitano il ruolo. Ma lei, quando ha sentito, è una fondamentale persona per la pubblicità, sì, non solo italiana, certamente. Senta, quando e ha sentito, in tutti i paesi del mondo la donna, sì, è estremamente usata. E quando lei ha sentito queste frasi, che ha pensato? Adesso me lo dica sul serio, è scema, è stupida, ma perché parla di pubblicità, non ci rompa le scatole, qualcosa avrà pensato, su, signor Barilla. Io ho pensato che il presidente della Camera, sì, che si abbassa a chiacchierare di pubblicità quando peraltro non ne ha le competenze, è abbastanza patetico. Quindi, questo già diciamo è abbastanza, è diciamo, patetico, certo. Scusi un attimo, io voglio dire una cosa: con tutti i problemi che abbiamo in Italia, l'ho detto già ieri in maniera vigorosa, lei sicuramente mi ha sentito, con tutti i problemi che abbiamo in Italia noi abbiamo il presidente della Camera che va a fare una prolusione, già bisognerebbe parlare dei convegni eccetera, in cui parla della pubblicità, in cui ha visto una che serve a tavola. Io vado ai pazzi, non ci ho dormito la notte, lei lo sa signor Barilla, io non ci ho dormito la notte su questo. Ma non solo, ne penso che ne parli e non comprende in realtà che la figura della donna in pubblicità è una figura fondamentale e non attacca assolutamente la donna nella sua entità sacra. Le ha dato fastidio il fatto che sia il presidente della Camera, cioè il ruolo istituzionale, cioè se vuole dire certe cose le dicesse, cioè, quando uno è presidente della Camera non è che può attaccare le aziende che fanno pubblicità, scusi. Penso di no, anche perché... pensa di no cosa, scusi? Penso che non possa dirlo, si possa addentrare in questi argomenti. Anche perché la comunicazione è una leva fondamentale per il commercio, sì, e ognuno la fa come meglio crede e come meglio può, seguendo le regole. Ci sono i giurì, certo, che sì, controllano la qualità dei comunicati. Se qualcuno fa male, il giurì lo riprende, viene ampiamente è molto multato, e ci sono gli organi che gestiscono. Che non è che può decidere lei la pubblicità, non è che può decidere il presidente della Camera la pubblicità che va bene. Altro, ma ci mancherebbe altro. Andiamo su. Parenzo, che vuoi chiedere? Volevo capire dal signor Barilla, che saluto con grande affetto. Volevo capire se lui. Affetto, tu saluti tutti con affetto, ma manco lo conosci. Saluti la gente con affetto. Con Barilla abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato un sacco di volte insieme lì con quel mulino che girava. Ma che stai dicendo? Quando mai? Sacco di volte dove c'è Barilla c'è casa. L'unica roba che volevo dire è se lui immaginasse in futuro una pubblicità con quale politico prenderebbe come testimonial, oppure gli fa fare brutta figura i suoi prodotti. I politici sono talmente sputtanati che non le vorrebbe vedere. Sicuramente Berlusconi, che è stato il grande comunicatore di questi 30 anni. Lo vorrebbe testimonial di che dal cosa? Piacere, delle lasagne. Dal piacere che possa suscitare questa, diciamo, affermazione in alcune persone. Ma lo prendo perché sa dire le cose molto meglio di tanti altri. Lei mi ha chiesto comunicatore. Certo, è chiaro. Eccetera. Poi dopo sui prodotti da comunicare dovrei pensare. Renzi sarebbe bravo. Berlusconi cosa potrebbe comunicare, secondo lei? Berlusconi può comunicare più o meno tutto. Renzi potrebbe avere un ruolo nelle sue... Renzi ha un ruolo. Io penso che... Lei lo voterebbe? No,
No, questa è un'altra faccenda. Chi voto io sono fatti miei e non... No, io faccio un altro mestiere che voterà. Vabbè, voterà perché... come un cittadino normale, certo, no? Io voto come cittadino. Se, sono dette, se ne sono dette tante su di lei, che addirittura poteva essere a un certo punto l'erede di Berlusconi, addirittura sì, non qualcuno... Non mi è mai stato chiesto da nessuno, io evidentemente non l'avrei fatto neanche se me l'avessero chiesto, perché non e è... esclude totalmente l'idea di fare politica? Beh, innanzitutto io non potrei farla, perché non ho il tratto personale, perché dico sempre più o meno quello che penso, senza dilazione, quindi non avrei le capacità di gestire... E poi non ha nessuna intenzione? ...una tale complessità, e poi non ho sicuramente intenzione di farlo. Guido Barilla, che avete sentito, non dico che sia arrabbiato, però sì, diciamolo pure, no, se è arrabbiato per questa sortita del Presidente della Camera Boldrini, lasciateci fare il nostro lavoro, non ci rompete le scatole, già ci sono tanti problemi, pure la pubblicità delle donne, e andiamo... Le zanzare di casa mia. Non può essere concepito normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti e la mamma serve a tavola. Guardate, merita una riflessione questo. La cruda verità. E che riflessione merita? Ma quale riflessione? Siamo qui 800240024 con Guido Barilla, presidente del gruppo Barilla. E senta, le voglio chiedere una cosa. Mi è venuto in mente durante la pubblicità, Parenzo, questa è una domanda interessante, anche la tua lo era, naturalmente. Dici sempre un sacco di puttanate, però questa cosa qua non era male, eh. Quale politico? Quale politico? No, ma io anche la Kench immaginavo lì in una pubblicità del signor Barilla, magari con una famiglia, dici, per dare l'idea di una famiglia multirazziale, per no? Per portare la pace, esatto, come segno dell'integrazione, bellissimo, a fianco al couscous, non so se si mangia il couscous. Ma perché da quelle couscous? Parti. Che c'entra il couscous? Non lo so, ho detto non lo so se in Congo si mangia il couscous. Perché non avete pensato a una famiglia o state magari... ma noi ci abbiamo pensato molti anni fa, a metà degli anni Ottanta abbiamo fatto un film con una cinesina, una ragazzina che mangiava la pasta e che la succhiava, anche succhiava lo spaghetto in bocca, era stato uno spot molto famoso. Magari una famiglia gay, perché non fate un bello spot con una famiglia gay? Bellissimo. No, diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente, per noi... In che senso, scusi? Noi il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. Cioè? La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè non fareste mai uno spot? Il concetto, no, non lo faremo, perché la nostra è una famiglia tradizionale, poi qualcuno può ma la pasta la mangiano anche, ma noi preferiamo, e va bene, ma se gli piace la nostra pasta e la nostra comunicazione la mangiano, se non gli piace e non ci piace quello che diciamo faranno a meno di mangiarla e ne mangeranno un'altra, ma uno non può piacere sempre a tutti perché piacere, cioè, lei non farebbe mai uno spot, lei non farebbe mai uno spot con una famiglia omosessuale seduta a un tavolo? No, non lo farei, ma non per mancanza di rispetto agli omosessuali, che hanno diritto di fare quello che vogliono senza disturbare gli altri, ma perché non la penso come loro e penso che la famiglia a cui ci rivolgiamo noi è comunque una famiglia classica, dove tra l'altro la donna, per tornare all'argomento di prima, ha un ruolo fondamentale, che è la madre, che è il centro concettuale di vita strutturale di questo. Ma poi non è detto che la madre, una volta che serve la colazione, come in alcune delle vostre pubblicità, non se ne va a fare un lavoro da manager, magari. Scusi, no? Cioè... ma ci mancherebbe altro, ma sua moglie non fa uguale, mia moglie ma tutte le mattine vivo da fa solo, la colazione per la famiglia e poi va a fare il suo lavoro. Certo, ma infatti siamo alla follia. Senta, però è interessante quello che mi ha detto lei, la famiglia gay io rispetto, però qual era la frase? Mi sono scordato. No, io ho detto che io rispetto tutti, che facciano quello che vogliono senza infastidirgli gli altri. Che vuol dire senza infastidire gli altri, scusi? Beh, ognuno ha diritto a casa sua di fare quello che vuole senza disturbare le persone che sono attorno, rivendicando più o meno diritti che sono più o meno, diciamo, leciti. Per esempio, adesso qui ci addentriamo su fatti che sono un po' lontani dalla pubblicità, però che sono un fondamento comunque dei valori che lei è contro il matrimonio omosessuale, per esempio, contro Il matrimonio omosessuale, pensi che io lo rispetto, perché tutto sommato riguarda le persone che vogliono contrarre matrimonio. Io una cosa che non rispetto assolutamente è l'adozione nelle famiglie gay. L'adozione, perché questo riguarda una persona, che non sono le persone che decidono. Però lei sa benissimo che i figli nati da famiglie omosessuali, ci sono tantissimi esempi, possono crescere tranquillamente, invece possono crescere male. Certo, persone che crescono tranquillamente. Devo dire che io, che sono padre di alcuni, più plurimo padre, e so le complessità che ci sono nel tirare su dei figli,
spesso mi domando quali sono le complessità, già che ce ne sono tante così, quali sono le complessità di tirare su dei figli con una coppia che è dello stesso sesso. Però non capivo, non capivo l'espressione non disturbino gli altri, perché non disturbino gli altri? Rispetto Pensa, tu. Un essere umano è un essere che può essere disturbato dalle decisioni di altri. Ho capito. Non so come... Senta, lei, tornando alla Boldrini, ci può essere pure un fatto, siccome la cosa è diretta chiaramente ad alcune pubblicità, non è che vi danneggia pure, cioè danneggia l'economia, in qualche modo vi danneggia anche dal punto di vista industriale, crea un danno o no? No, devo dire che danneggia se stessa una persona che dice delle cose del genere, perché le persone sono molto, le persone reali quando vanno a comprare i prodotti sono molto lontano da quello, cioè si rende ridicola, dice lei, no? Sì, che vengono detti nei sedi non opportune, perché la gente poi va dalla qualità dei prodotti al costo dei prodotti, ai servizi che i prodotti danno per soddisfare i bisogni e a tutto il resto sono frottole. Senta, lei darebbe un consiglio diciamo a Marina Berlusconi, che è un industriale come lei, diciamo una manager diverso in altri settori ovviamente, con altri, altre competenze eccetera, ma di entrare in politica oppure no, oppure di lasciar perdere? No, di star fuori. Di star fuori, e a Barbara Berlusconi? Di star fuori anche lei. Di star fuori, Perché? Perché poi ti massacrano, perché poi si scatenano, ti ammazzano. Berlusconi... Non appartengono a quel mondo, fuori. Ma Berlusconi è un perseguitato secondo lei? Beh, Berlusconi ha sicuramente sofferto della sua posizione per molti anni, poi dopo No, è un perseguitato dai magistrati, cioè i magistrati se la sono presa con lui, hanno scatenato un'ordalia di processi nei suoi confronti da quando è entrato in politica. Lei è di questa scuola? Io per esempio in parte lo sono. Diciamo che si sono particolarmente dedicati a Berlusconi. Quando lui dice sono un perseguitato, un po' c'ha ragione. Beh, si sono molto dedicati a Berlusconi, non c'è dubbio. Poi forse lui ha fatto cose che poteva evitare di fare, ma che ci sia un'attenzione particolare verso la persona e le aziende è indubbio, ma è sotto gli occhi di tutti, lo vedono tutti i giorni. E quel reato, quel reato per cui è stato condannato è un reato che possono commettere tutte le aziende, quello di delle sovraffatturazioni, la frode fiscale, cioè una cosa abbastanza comune, molti lo dicono, in realtà questo io non lo concepisco. A parte che io non conosco i fatti, però questo è inammissibile da parte di chiunque. Credo che con tutti i problemi che noi abbiamo dobbiamo rigar dritto, e però attenzione, nel rigare dritto dobbiamo continuare a chiedere al paese dove viviamo di rigare dritto anche lui. Ma lei ha paura dei magistrati? No, perché non io in realtà... No, ma in generale l'imprenditore devono avere... della vecchia idea che male non fa, paura non avere. Grazie, buona serata. Tutto sommato rende.